Oggi Anna ci ha invitato nella sua cucina per prepararci una ricetta leggera ma gustosa, vero Anna? Sì. Cosa ci prepari? È un'insalata di mare orto, diciamo, leggera, seppia con gamberetti lessati e poi ci si aggiunge dello zafferano nella stessa acqua dove vengono lessate seppie i gamberetti. E si lessa poi la patata, la zucchina, non insieme, prima la patata e poi la zucchina. E poi ci si mettono pomodorini, prezzemolo, aglio, sale, olio e aceto balsamico. Allora, iniziamo con la seppia. Ok. Il pesce, se uno non può, cioè lo compra e poi non può subito utilizzarlo, si può anche congelare? Sì, si può congelare. Sì. Adesso aggiungi i gamberetti, vero? Sì, lessiamo i gamberetti che vanno lessati con la buccia, così rimangono più saporiti. Quanto tempo li hai tenuti a bagno circa? Quando vengono su a galla, che hanno preso il colore arancione. Vuol dire che sono pronti? Sì, sono pronti, il gamberetto fa subito. Adesso stai tagliando la zucchina. Sì, anche questa va tagliata a bastoncini. Tagliamo la patata. Facciamo dei bastoncini. Sì. Una volta buttata la bustina di zafferano nell'acqua, si immergiamo le patate tagliate a bastoncini. E quanto le dobbiamo tenere un a minuto, bagno? Non di più, devono rimanere al dente. Adesso allora, buttiamo le zucchine. Anche queste vanno cotte lessate al dente. Anche queste vanno tenute circa un minuto, ma di meno, le zucchine di meno. Allora, intanto sgusciamo anche i gamberetti. Tagliamo la seppia, sì. Pezzettini. Mischiamo tutti insieme, gamberetti e seppia. Poi ci mettiamo anche le zucchine. Vedi le zucchine come rimangono belle colorate, sì. Lessate con lo zafferano. Anche le patate sono giallissime. Sì, e anche le patate rimangono di un bel colore giallo. Facciamo i pomodorini, li tagliamo in quattro parti. E pomodorini a ciliegino. Allora, adesso intanto spremiamo l'aglio. Quattro spicchi. Quattro. Quattro, perché non è che... ci va tutto praticamente, non ce ne va, cioè poi dipende, se a uno non piace l'aglio non ce lo mette, vedi, poi rimane tutto l'anima rimane lì. Mettiamo il sale, sì. Tutti qua. Sale fino? Sale fino, sì. Adesso andiamo con l'aceto balsamico. E poi infine andiamo con l'olio. Olio d'oliva, olio vero? Olio d'oliva dei nostri olivi. Mettiamo un po' di prezzemolo. Quindi lo metti così in foglioline? Sì, sì. Oppure si può anche tritare. Però così è bellino anche per la presentazione, per la presentazione, vero? È bellino anche così. Ecco, dopo circa tre quarti d'ora è il piatto finito, vero Anna? Sì. Con che vino consigli di servirlo a tavola? Ah, un vino marchigiano ovviamente. O un Bianchello del Metauro o un Verdicchio dei Castelli di Iesi. Nient'altro. Allora, buon appetito. Grazie. E grazie per averci ospitato. Ok.